Camilla ha fatto ricorso alla chirurgia estetica da quando è diventata regina? Secondo molti sì, oggi apparirebbe addirittura più giovane. Camilla Shenz, conosciuta come Camilla Parker Bowles dopo il suo primo matrimonio con Andrew Parker Bowles, è stata una delle donne più chiacchierate e più odiate del mondo tra la fine degli anni 80 e i 90. All'epoca infatti il suo nome salì alla ribalta delle cronache rosa perché divenne di dominio pubblico che Camilla fosse il grande amore dell'allora principe Carlo, la donna a cui continuava a pensare e con la quale continuava a mantenere una relazione clandestina durante il matrimonio con Diana. A decretare la condanna mediatica di Camilla fu la stessa Diana, che in un'intervista segreta, rilasciata a Panorama all'insaputa della famiglia reale, definì il suo matrimonio un po' troppo affollato. Il nome di Camilla non fu mai fatto, ma era ovvio che Diana si stesse rivolgendo a lei. Da allora Camilla venne presa di mira violentemente dalla stampa inglese e internazionale, e l'opinione pubblica venne ferocemente indirizzata contro di lei. Oltre a rimproverarle il fatto di aver reso infelice Diana, Camilla era presa violentemente in giro perché considerata molto meno affascinante della principessa del popolo. Nonostante questo, Camilla sopportò tutto in silenzio e rimase accanto a Carlo sposandolo nel 2005. La regina Camilla è rifatta? Tutti i suoi, presunti, ritocchini. Com'è ovvio, oggi Camilla è uno dei personaggi pubblici più in vista del mondo, poiché è la prima donna a sedere sul trono del Regno Unito dopo l'indimenticabile Elisabetta. Proprio per questo motivo Camilla, che non è mai stata particolarmente vanitosa, ha probabilmente dovuto cominciare a curare molto di più la propria immagine. Secondo i più acuti osservatori, Camilla avrebbe sbiancato e raddrizzato i denti, avrebbe reso più luminosa la pelle con trattamenti specifici e probabilmente ha riempito leggermente le rughe di espressione allo scopo di far apparire il viso più tonico. Anche le labbra, che sono sempre state sottili, potrebbero essere state leggermente rimpolpate. A migliorare l'estetica generale del suo viso però è anche la scelta di tenere i capelli bianchissimi, contribuiscono a riflettere la luce in maniera omogenea sul volto e a minimizzare i segni del tempo. Ovviamente, però, a parte sospetti ufficiosi non ci sarebbe alcuna prova di tali interventi. Insomma, come spesso accade quando si parla dei royals, si tratta di semplici supposizioni.